Buonasera amici da casa, buonasera, benvenuti a Pole Position. Pole Position, il programma che parla delle eccellenze italiane che sono ovviamente in pole position. Questa sera con noi Mebo, ovvero Bottala e Menabrea, e con noi abbiamo gli amministratori delegati Andrea Bonino per quello che riguarda Bottala Formaggi. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Buonasera. E poi abbiamo Franco Tedi per quello che riguarda il birrificio a birra Menabrea. Buonasera. Buonasera, entrambi Mebo. Insieme siamo insieme Mebo. Allora, sono felice che siate qua perché ho avuto modo di chiacchierare dietro le quinte con voi, era praticamente impossibile fermarvi perché voglio capire subito da voi questa unione, questa fusione che c'è tra un Made in Italy, due eccellenze tipicamente piemontesi, Biella, quindi la birra e il formaggio, lo sbirro e, questa, e la birra che poi ci parlerà nello specifico il nostro Franco. Come è nata questa fusione? Come è venuta l'idea proprio? A parte la vostra amicizia, che so che sia di base. Inizio io, Franco, va bene? Prego. Grazie. Prego. Allora, inizia 25 anni fa. Uh-huh. L'idea, innanzitutto, 25 anni fa, nel senso che noi siamo di Rimpettai, ci unisce una strada a Biella, quindi siamo di fronte come sede aziendale, e noi alla sera molto spesso godevamo della birra del formaggio, nel senso che ci incontravamo nel terrazzo di Menabrea a fare cene, pranzi, e quindi una sera proprio il papà di Franco è venuto l'idea di dire: ma perché voi due a forza di birra del formaggio non iniziate a pensare anche di fare un prodotto che possa unire sia la parte casearia, quindi il latte, che la parte della birra. E così è nato lo sbirro, questo formaggio, il primo formaggio in Italia alla birra, e in questo caso birra Menabrea. Mm-hmm. E da qui abbiamo iniziato un percorso che dura da più di 20 anni. Cosa vuol dire? Che abbiamo iniziato a presentarlo insieme, a fare fiere insieme sia in Italia che all'estero, e poi a un certo punto una delle forze di girare l'Italia, il mondo, a promuovere anche i nostri formaggi, nel mio caso la birra, e in tal caso magari avendo io la birra e lui il formaggio e viceversa, abbiamo detto: ma perché non raccontiamo la nostra storia, che è una storia particolare, una storia che abbiamo voglia di raccontare anche a chi viene a Biella. E quindi abbiamo creato un anno fa la Mebo, che è appunto la denominazione Menabrea Bottala, dove Franco adesso vi spiegherà cosa succederà, cosa succede all'interno di Mebo. Bene, grazie. Franco, dovrai spiegarci. Allora, ci tengo a dire che Menabrea è il più antico birrificio attivo in Italia, fondato nel 1846, e quindi insomma ha una storia lunghissima, anche come i formaggi, ovviamente Bottala. Però siamo un po' più giovani. Un po' più giovani. Vabbè, non volevo creare questa diatriba. È un dato di fatto. Prego, Franco. Sicuramente è Menabrea, è il birrificio più antico d'Italia in attività, ed è una storia di passione, di tradizione, di cultura che ha trovato anche in Bottala Formaggi la stessa filosofia. Quindi questo ci ha aiutato e ha portato avanti un concetto e un'idea che 20 anni fa è nata proprio attorno a questi tavoli, a queste merende ludiche. Quindi tra oggi, di voi, tra in di famiglia, noi, in amicizia, amici, in famiglia. Certo. E che particolare ha questo formaggio? È un formaggio che viene immerso dentro la birra, una birra particolare, una delle birre che noi produciamo, una birra Menabrea ambrata, viene lasciato in decantazione all'interno di questa birra, e poi viene stagionato, no? Avvolto nelle trebbie. Le trebbie sono il residuo della prima produzione della fase di produzione della birra, in sala cottura, quindi sono i resti della cariopside del malto che conferiscono, oltre un aspetto e una peculiarità al formaggio visivo, anche grazie alla presenza di enzimi ancora all'interno di queste trebbie, una peculiarità di gusto. Quindi questa è stata l'unione di queste due, di un progetto di queste due aziende, che poi è sfociato nella realizzazione di questa Mebo, un vero e proprio centro visitatori. No? Ecco, infatti mi stavi accennando prima che è comunque, non è solo
un punto dove si può, no, assaporare birra, no, no, c'è storia. È un concetto, noi vogliamo raccontare all'interno di questo museo, no, di questa realtà, quello che sono quella che è la nostra storia, quella che è stata la nostra tradizione, la nostra cultura, no? Menabrea oltre 170 anni, Votalla Formaggi oltre 70 anni, quindi abbiamo tanto da raccontare. Siamo entrambi situati nel centro storico della città di Biella, abbiamo fatto enormi investimenti per realizzare questo centro visitatori, quindi un percorso all'interno di quello che sono le attrezzature utilizzate per la produzione sia del formaggio che della birra nell'ultimo secolo e mezzo, quindi un percorso formativo, un percorso culturale, storico di quello che è tutta la nostra cultura, la nostra tradizione. Sì, Mebo però non è solamente la parte Mebo Museum, quello che è oggi attualmente il lato destro della via. Abbiamo anche realizzato e da poco inaugurato una nuova ala, quello che noi definiamo la Mebo Experience, cioè un'area destinata alla degustazione, alla visita virtuale, cioè immergere il nostro amico, il nostro visitatore, il nostro cliente all'interno di quello che sono le nostre realtà produttive e non solo, anche potendo così degustare, avendo una degustazione o in presenza o virtuale di quello che è il nostro prodotto. Io preferisco in presenza. Chiaramente. No, allora, i punti di forza della vostra azienda, quali sono? Ma guarda, adesso te li dico. Uno dei posti, no. Ne sono diversi a quanto ho capito. Perché noi come forza e territorio, sicuramente anche la filiera che dalla materia prima, quindi del latte, parlando dell'azienda Botaria, quindi come dire, noi siamo molto radicati al nostro territorio, quindi Prealpi Bielesi, dove ci sono molti appeggi, c'è molta acqua, quindi ci sono queste montagne che ci permettono anche di usufruire di una materia prima. Infatti nello solito Botalla Formaggi la materia essenziale deve essere, per riuscire un buon formaggio il latte deve essere, certo, la primaria, esatto. Poi veramente ho visto che avete veramente una vastità di scelte, sì, di prodotti, dal gourmet al classico, esatto, al bio, e quindi abbiamo cercato di unire, diciamo, un po' come diceva prima Franco, e mi sorrideva il pensiero, perché lui delle volte, come nel caso ho parlato dello sbirro, e viceversa mi verrebbe voglia di parlare a me della birra. Ci si confonde anche, certo. No, però nel senso che comunque la materia prima è una cosa essenziale, e noi poi abbiamo adattato questa materia prima facendo diversi prodotti a seconda anche del settore, dalla ristorazione piuttosto che la distribuzione o i negozi. Però fondamentalmente quello che dicevamo prima, mm-hmm, che ci unisce, oltre che la strada, è la possibilità di essere in un territorio un po' incontaminato da questo punto di vista, quindi siamo riusciti anche a svilupparci grazie alle nostre materie prime. E la clientela di riferimento qual è esattamente? Cioè, avete una clientela specifica? O? Beh, indubbiamente ognuno dei due ha un proprio mercato, mm-hmm, no? Però spesso e volentieri abbiamo una clientela comune, quindi questa sinergia è ben recepita anche dal mercato come, certo, un'opportunità. È vero sì che la birra si consuma, il formaggio si consuma allo stesso modo, ma insieme un nuovo stile di consumo, una nuova idea di consumo. Questo è quello che noi abbiamo un po' promosso in questi ultimi anni. È la prima volta che un vostro cliente, no, ha assaggiato questo connubio, no, dello sbirro, no, questo formaggio, la birra. Quali sono stati i primi aggettivi? Adesso parlo io del formaggio, se no dopo c'è. No, birra, entrambi, sono curiosa, ditemi. No, allora, perché avete testato, giustamente. Qui uniamo, come dire, la freschezza della birra dal punto di vista anche e della leggerezza, adesso parlo io della birra, della Menabrea. Il Menabrea è proprio la caratteristica per cui ha vinto anche tanti premi a livello mondiale. È abbinato a un formaggio che nello stesso tempo ti lascia un sapore e un gusto unico. Ma perché è unico? Grazie alla nostra amicizia, ma anche alla nostra vicinanza, perché questa ricetta è una ricetta che abbiamo provato per anni e dopodiché ci ha permesso, altri ci hanno provato a copiare, però ed è giusto che sia così, però la nostra unicità crea in questo formaggio, come unicità della birra, un qualcosa che, come dire, ci ha reso
voglio dire, unici, no? Anche nella storia. E nella se non storia. Sbaglio, avete vinto, mi sa, un premio nell'Unione Marketing. Sì. No? Abbiamo vinto dei premi proprio sulla co-marketing, anche più di una volta abbiamo vinto questi premi sulla co-marketing innovativa. Una domanda, voi siete, mi sembrava una bella combricola, ma all'interno di questa azienda c'è qualche quota rosa? Sì, fondamentale. Ditemi. Innanzitutto io, come dire, all'interno dell'azienda c'è mio fratello Stefano e mia sorella Simona, ma quella che ci bacchetta è mia sorella Simona che, come dire, ci tiene, come si può dire, cioè nel senso, diga tu. A bada. E io ho la fortuna di avere un fratello che collabora con me. Quindi. Esatto. Bene. I progetti futuri? Progetti futuri per quanto riguarda la Mebo, come dicevamo poc'anzi, Mebo non è solamente Mebo Museum o Mebo Experience, no? Abbiamo un progetto molto innovativo, molto anche presuntuoso, nel senso che apriremo a breve due nuove aree di questo centro visitatori, uno destinato proprio alla formazione, no? Formazione dedicata inerente chiaramente ai nostri prodotti, quindi quello che andremo a definire la Mebo Academy, una partnership con una scuola riconosciuta a livello nazionale proprio nell'ambito della formazione di settore, no? E tutta una nuova ala destinata all'archivio storico e alla biblioteca storica di cui noi peraltro abbiamo un grosso quantitativo di materiale, quello che abbiamo definito la Meboteca, quindi un progetto che convolerà in 1300 metri quadri di area espositiva a utilizzo per i nostri visitatori, i nostri clienti. Quindi ritengo un progetto sicuramente presuntuoso, ma abbiamo la fortuna di avere uno storytelling importante e perché no quindi poterlo portare a disponibilità dei nostri visitatori. Grazie per averci raccontato la storia di Mebo qui questa sera a Position, per questa storia di amicizia e di azienda, quindi di lavoro, quindi importantissimo. E poi il Made in Italy, il Biella, un posto meraviglioso e con due prodotti di grande eccellenza a livello italiano e non solo. Quindi grazie, io ringrazio Andrea Bonino per quello che riguarda Bottalla. Grazie. E l'amministratore delegato dell'azienda Birra Menabrea, Franco Tedi. Grazie mille. Amici, questo viaggio è stato veramente gustoso, veramente meraviglioso. Spero che sarà meraviglioso come la prossima puntata di Pole Position.